Sterlina e record, ma non dovevano fallire con la Brexit. Sigla. Avrebbe dovuto rappresentare la fine dell'economia della Gran Bretagna. Ma a 3 mesi dalla Brexit i numeri hanno puntualmente smentito i soloni che pontificavano sulle disastrose conseguenze cui sarebbe andata incontro la Gran Bretagna fuori dall'Europa dopo il referendum dello scorso 23 giugno. Le imprese volano, il lavoro non manca, l'economia cresce come non mai, per non parlare degli investimenti poi. La temuta bufera a meno di 100 giorni dal referendum si è rivelata un vento primaverile spinto da dati di tutto rispetto. Nelle stime il PIL britannico continuerà a crescere fino al 2%, mentre la sterlina ha perso sì di quota, ma ciò ha favorito le esportazioni. Ma avendo reso più costose le importazioni, si profila il decremento in termini di importazioni, soprattutto di materie prime. Tra i fatti che ci mettono proprio un'eternità per essere capiti, eccone uno. I paesi che si indebitano nella propria valuta non saranno mai costretti a fare default sul debito. Nei mesi appena trascorsi abbiamo avuto un'ulteriore prova di questo fatto, proprio quando il Regno Unito stava per votare nel referendum sulla propria appartenenza all'Unione Europea. Alcuni investitori e analisti hanno messo in guardia sul fatto che gli stranieri spaventati avrebbero potuto sbarazzarsi dei titoli del debito pubblico britannico, facendo così impennare i costi di finanziamento per il governo. Ovviamente avevano torto. Il giorno dopo la Brexit, il valore di quei titoli è aumentato del 3,5%. Di recente, una svendita dei titoli ha spinto molti, di nuovo, a sostenere che gli investitori stranieri stavano fuggendo dal paese. Dato che questi detengono circa un quarto del mercato attuale, perfino il ministro del tesoro britannico ha affermato che sarebbe stato un serio problema. Ma i dati pubblicati proprio questo lunedì mostrano che gli investitori non residenti nel Regno Unito a settembre detenevano un valore netto totale di 13,2 miliardi di sterline in titoli, cioè il valore massimo da quasi un anno a questa parte. Nel corso del mese di ottobre, il valore dei titoli che si muove in direzione opposta rispetto al valore dei rendimenti è sceso di oltre il 5%. Nel mese successivo al referendum le vendite nette ammontavano a soli 4,4 miliardi di sterline, un valore che sta assolutamente all'interno delle tipiche oscillazioni mensili. È vero che quelli che hanno comprato i titoli a settembre ci hanno rimesso, a causa dell'ampia svendita che è avvenuta in ottobre, cosa di cui i nuovi dati riferiti a settembre non tengono assolutamente conto. Ma non c'è nessun segnale del fatto che gli investitori stranieri siano in qualche modo preoccupati per i titoli del debito pubblico britannico dopo la Brexit. Ma dunque, come sono variati gli asset britannici dopo lo shock della Brexit? Gli asset britannici sono diventati automaticamente più convenienti da comprare per gli stranieri, fornendo così un ammortizzatore per i mercati. I dati mostrano che non c'è stato nessun particolare deflusso dalla Gran Bretagna, piuttosto gli stranieri si sono limitati a ridefinire il valore della sterlina. Pertanto, anche se alcuni stranieri possono sbarazzarsi dei titoli, è impossibile che questi restano svalutati a lungo. Ciò perché la Gran Bretagna è un paese sviluppato con mercati finanziari liquidi e che può emettere debito nella propria valuta. A differenza della Grecia o della Spagna, che possono certamente esaurire gli euro, la Gran Bretagna potrà sempre emettere le proprie sterline. Inoltre, non deve affrontare gli stessi problemi di molti paesi emergenti che spesso si indebitano in valuta straniera perché non posseggono un sistema finanziario funzionale, o perché hanno governi instabili e decidono di dichiarare default per motivi politici. Benché l'indipendenza delle banche centrali, e vada bene che è una scelta che sono i paesi stessi a fare, venga spesso sottolineato come contro, le loro operazioni nei mercati valutari avvengono tramite titoli di Stato, assicurando ai titoli pubblici un mercato liquido e stabile. Di fatto il ruolo delle banche centrali è stato sempre intimamente connesso alla gestione del debito pubblico. I programmi di quantitative easing lo hanno reso ancora più evidente. La Banca d'Inghilterra possiede oggi più o meno un terzo del mercato dei circa 1.500 miliardi di sterline in titoli. Anche nell'Eurozona, la Banca Centrale Europea ha mostrato di avere il potere di mettere fine alle svendite dei titoli. Per decenni le agenzie di rating hanno ammonito sui pericoli del sempre crescente debito pubblico e John Sivreu, analista del Journal, è stato un forte sostenitore. Eppure la compravendita dei titoli pubblici giapponesi resta sempre a livelli record. Nelle interviste ben pochi investitori hanno detto di aver avuto in mente il rischio di credito quando hanno deciso di vendere i loro titoli il mese scorso. La loro preoccupazione era piuttosto che con la caduta della sterlina avrebbe spinto la Banca d'Inghilterra ad una reazione eccessiva. Dato che i titoli del debito pubblico sono sicuri tanto quanto il contante, se non di più, il loro valore dipende principalmente dalle aspettative sulle azioni della banca centrale.
è ora chiaro quindi che al valore dei titoli del Regno Unito ha per lo più seguito quello dei titoli di altri paesi del mondo sviluppato, che si sono attestati a livelli massimi a causa della diffusa aspettativa che i decisori politici avrebbero fornito meno stimolo monetario da ora in avanti. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!